sfida della selata, che avendo vinto la selata, comincio a parlare anch'io così, avendo vinto il game, lancerà la squadra di Latina. Quindi prego, potete lanciare la vostra sfida, chiedere. Sì, tutto noi vorremmo lanciare la sfida sul tema dell'unità. Un tema attuale, diciamo. Vogliamo chiedere al pubblico un mestiere, un lavoro. Falegname. Falegname. Chi è stato? No. Chi è stato che fa? Massaggiatore, dicono. Vi piace massaggiatore? No, se volete falegname fate pure. Scegliete voi, scegliete voi. Scegliete voi. È la vostra sfida. Massaggiatore. E niente, faremo questa improvvisazione alla maniera dei momenti di vita, cioè vedremo vari momenti di una vita di una persona, vari flash. Va bene. Momenti di vita, perfetto. Avete qualcosa da aggiungere se non notaio? Possiamo cominciare, siamo pronti, sta scrivendo benissimo. Sì che possiamo cominciare, grazie. Ok, di nuovo, 3, 2, 1, inizio! Sergio, posso entrare? Vieni, vieni Mario, vieni, vieni. Ciao Sergio. Lo faresti un massaggetto? Come no? Tutti i muscoli tutti incollati. Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni. Grazie. E qui, perché bisogna? Piano però, sei, non c'è. Dai. Allora? Sì. Tutto bene, sei, mi stai proprio. Però li sento sempre appiccicati. Sergio. Dimmi, Mara. Mi hai dato già via. Sì. E allora. Goditi questo attimo senza mio marito. Sì. Ma aspetta. Bene. Lei è... Lei lo sa che è stato uno sbasciafamiglie? Lo so. Lei dovrebbe cambiare il nome sull'insegna. E non massaggi. Ma sbasciafamiglie. Ma suona male sbasciafamiglie, ma... Lei non si deve preoccupare. Avvocato Brambilla. Piacere. Salve, piacere. Salve. So che lei è uno sfasciafamiglia. Sì, grazie. Volevo dirle, sa, c'è la mia vicina che è tanto così con il marito. Perché non... Cioè, io la pago ovviamente. Perché non va a... Sì? Io avevo una mamma e un papà una volta. Una famiglia unita e tu me l'hai sfasciata. Lo so, Carletto. Volevo dire, tu devi riconoscere che sono anche una persona che ti può volere del bene, no? Sì, ma io avevo un papà molto più bello di te con tanti capelli! No, ma no, che c'entra questo? Poi crescendo li perderai anche tu! Non come? Ma basta, dobbiamo cambiare vita, ti devi candidare! Sì, sì, perché sì. Tutti i più pazzi, i più delinquenti si candidano in politica e tu... Sì. Hai un partito delle donne, tutte le donne cadranno ai tuoi piedi! Sì! E te ne fai... Perché, come vedete, io sono il futuro! Posso unire questa nazione che è allo sbando, è allo sfascio! E voi voterete me perché volete me! Sì! Dillo che vuoi me! Voglio te! Sì! L'avete sentito? Guardo, avevi ragione, mi sono cascati tutti i capelli! Visto? Che belli momenti di vita di Latina, bravissimi! Adesso è il momento della sfida di Torino, quindi prego, potete chiedere un suggerimento e dirci che cosa fate. Noi avremmo bisogno di sapere che cosa c'è in valigia. Delle scarpe di polistirolo è interessante. Che cosa, il tipo di categoria facciamo di questa improvvisazione? Field black. Field black. Sì, lo spieghi per favore. Sì, è meglio. Pensate tutti una parola in questo momento. Quando noi durante l'improvvisazione vi indicheremo, voi ci direte quella parola, anche se non c'entra, anzi, meglio che non c'entri nulla con... A maggior ragione se non c'entra nulla con l'improvvisazione. Il tema è sempre l'unità. È sempre l'unità, abbiamo le scarpe di polistirolo, un field black, per cui suggerimenti al volo dal pubblico. Ci siamo? Cominciamo?
3, 2, 1, impro! Mario, sì, non so proprio come fare. Cosa? Dobbiamo risolvere, stiamo perdendo quote di mercato, Mario. Ma ho capito, lo so, ma questo banco al mercato non è che porti proprio tanto. Lo so, Mario, perché continuiamo a vendere le scarpe sbagliate, Mario. Cioè, c'è stato lo scioglimento dei ghiacci. Non ce ne sono più, guarda. Ma appunto, che se ne fa la gente delle scarpe di cuoio ormai, dai. Insomma, servono scarpe per... Anguria. Servono scarpe per anguria. Insomma, delle belle scarpe che uno... Cappesso un'anguria e non succede niente, dai Mario! Scusa se... Mi dica signora, prego! Scusa, io ho letto un articolo su... Vai... Nacos, vai... Chi, Banfi... Boh, non lo so, l'ho letta! Ma voi... Beh, i scarpe mi tolgono i piedi! Ma facciano male! Gli scarpe che non fanno male, che lo può pulire con polistirolo, come si dicono? Scarpe nuove o polistirolo? Polimeri! Polistirolo! Tenete voi! Sì! Teniamo le scarpe di polistirolo! Dietro ci sono le cassette, Mario, le cassette, prendi le cassette! Perché dai. Con le scarpe di polistirolo io non c'ho più... Io non c'ho più tachipirine, proprio non ne uso più, manco tanto, ma tanto, non la uso proprio. Signora, lo so, è un problema grandissimo, la tachipirina, guardi, ha distrutto mezzo mondo, una cosa che non si più capire. Ma facesse provare queste scarpe, e stanno un po' più grandi però, guardi, queste sono fatte di... Pidocchi! Un po' polistirolo che stanno i peruzzi. Sì. Ah, ma... Aiutano la circolazione. Scusi signora, finito? No, perché qui il Garibaldi mi sa tanto che ha fatto una stupidaggine con la storia dell'unità. Io non mi dietro perché sono una... Parrucchino. Una? Parrucchino. Perché sono una... Parrucchino, un po'. Anche lei, non ci crede. Ma avete veramente... E mo ma già provai scarpe dei perucchi che ho pulistrò. Non si direbbe che era una parrucchino, pensavo fosse una terona e basta. Signore, una... Ruggine! La signora, una ruggine per bene, va bene? Guarda! Sono solo 75, non è che ne tengo tanti di più, veramente, sono solo 75, non è che mo veramente... Sì, comunque io non sono qui per perdere tempo, sono qui per... Distorsore! Sono qui per un distorsore perché mi sono fatto una slogatura alla caviglia. Sì. Allora avrei bisogno, sa, perché sennò quando vado a vedere i cantieri stradali non riesco a stare nella posizione corretta che... Senta, lei è proprio uno... ...impiegata del pensionato. Il muto! È proprio uno, guarda! Sì, perché quando attacca a parlare non smette più! Sì, che sotto, è larga sotto. E lei invece c'è larga sotto e stretta in cima. Proprio al contrario, direi. Senta, lei mi sembra uno del nord come me. Non è che riesce a tradurre quello che dice questa, che non capisco, perché quando parla questa a me sembra che... Lenti a contatto. È come, ecco, se mi fa un disegno... Va bene. Guardi, ho portato il suo... Salatiera! Ho portato la sua insalatiera, la provi? In discorso io abbiamo finiti. Grazie, lei è molto gentile. Mi ricorda tanto mio figlio lui è proprio... Buffa! È proprio... Buffa! È una donna mio figlio, è mia figlia.